16 tonnellate di patate senza certificazione di provenienza sequestrate dagli agenti del Nucleo Operativo Regionale Agroalimentare Sicilia del Corpo Forestale sono state smaltite a cura del Dipartimento Regionale alle attività produttive. Le derrate agricole erano state sottoposte a sequestro amministrativo alla fine di marzo in occasione di un controllo di routine della filiera agroalimentare effettuato a Patti nel Messinese. Gli alimenti infatti erano privi di documenti che ne attestassero la tracciabilità come previsto dalla specifica normativa europea. Gli agenti hanno così proceduto al sequestro immediato ed elevato una sanzione di 1.500 euro al possessore dei tuberi. Lo smaltimento è stato disposto dal Dipartimento, autorità amministrativa che svolge le funzioni di organo di garanzia nei confronti dei provvedimenti di sequestro cautelare, che ha rigettato il ricorso del commerciante.